Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata speciale organizzata dal Movimento Zeitgeist Italia. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento nazionale del Movimento Zeitgeist Italia e oggi abbiamo il piacere di ospitare Lucia Beltrame. Lucia Beltrame è la coordinatrice dei volontari del comitato End Ecocide, che è una proposta di iniziativa di legge mirata al Parlamento europeo. C'è una bellissima petizione da firmare nel sito petition.eu e volevamo appunto presentare Lucia, innanzitutto farvi conoscere Lucia e soprattutto presentare la loro iniziativa e i loro propositi, insomma, quindi senza andare oltre senza andare oltre, passerei direttamente la parola a Lucia che si presenterà e esporrà anche l'iniziativa del suo comitato. Buonasera ancora e prego. Buonasera a tutti. Come ha detto Vincenzo, io faccio parte del comitato di End Ecocide. Stiamo lavorando per un'iniziativa dei cittadini europei, che è una proposta di legge europea per la Commissione europea, per proporre una legge che criminalizzerà l'ecocidio, che è il danno ambientale esteso. Una volta raggiunte 1 milione di firme di cittadini europei, la Commissione europea deve prendere in considerazione la nostra proposta e poi avviare il processo di introduzione di questa legge a livello europeo. La legge che noi proponiamo è per criminalizzare appunto l'ecocidio, che sono tutti i casi di danno ambientale esteso. Ok, perfetto. Beh, in questa serata che è un'intervista trattino discussione, volevamo non solo discutere della legge in sé per sé, ma anche del metodo. Insomma, Lucia sa benissimo che quando ci ha contattate e ho risposto io sui nostri social network, abbiamo comunque apprezzato ovviamente questo tipo di iniziativa perché nelle direttive europee, soprattutto in quelle nazionali italiane, non c'è una norma che comunque tuteli in maniera chiara, esplicita, con delle degne sanzioni il tipo di reato in questione, cioè l'ecocidio, ovvero deturpare l'ambiente e quindi deturpare anche la nostra salute e il futuro delle generazioni successive che verranno della specie umana. Ovviamente. Quindi volevo innanzitutto porre una domanda, la domanda che ho posto sia sul social network, ma la pongo anche a Lucia. Che tipo di sanzioni prevede questo tipo di iniziativa, cioè legge che avete intenzione di portare avanti? Allora, la legge è basata sul principio di diritto penale, quindi questa è una differenza importante dalle leggi vigenti che sono basate soprattutto sul diritto civile, diciamo, e quindi prevedono sanzioni amministrative. Ma noi non crediamo sia sufficiente, insomma, che questa sia una delle ragioni principali per cui i danni continuano, i danni all'ambiente, anche in modo così esteso. E quindi vediamo necessario istituire un reato penale, insomma, l'ecocidio che è un reato molto grave. È importante sottolineare anche il fatto che l'ecocidio è un danno ambientale molto esteso, per durata o per gravità o per estensione territoriale, e che quindi, diciamo, nonostante sia reato penale, vediamo solo questi danni veramente estesi, secondo questi tre criteri che possano essere criminalizzati a questo livello, perché altrimenti vediamo giusto che, insomma, dei reati minori vengano, sanzionati, diciamo. Ok, quindi diciamo che si prevede un tipo di sanzione, economica oppure coercitiva, in particolare l'incarcerazione. Parliamoci chiaro, Parliamoci insomma. chiaro, Perfetto. insomma. Esatto. Senti, passiamo quindi al dunque. In poche parole posso dirti che un tipo di iniziativa del genere è unica. In particolare abbiamo anche cercato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo mondiale praticamente un qualsiasi riferimento a questo tipo
tipo di sito per vedere se ci fosse già menzionata questo tipo di abominio, e purtroppo non è molto chiara, anzi è quasi inesistente qualsiasi violazione come diritto umano, perché ovviamente inquinare l'ambiente vuol dire anche privare del diritto alla vita, diritto a vivere soprattutto in maniera decente. Ve lo dice uno che vive purtroppo vicino alla Terra dei Fuochi in Campania, dove purtroppo i tassi di leucemia sono molto molto alti. Ma detto questo, parlando un attimo di quelli che sono i principi fondamentali che fondano il movimento Zeitgeist a livello internazionale, è questo. Il movimento Zeitgeist, come già ti ho detto, scritto la scorsa settimana, non approva, diciamo, in linea di massima la coercizione attraverso lo strumento legislativo. Possiamo fare esempi molto recenti storicamente, per esempio il proibizionismo, che in prima fase non ha portato esattamente a nulla, anzi ha portato solo alla reiterazione e a perdurare del reato, dei reati che si contestavano, quindi in particolare in quel tempo l'alcol, quindi lo sappiamo benissimo, ma in generale ci sono bizzeffe, valanghe di studi che confermano che la legge in sé per sé non fa assolutamente nessun danno se non vi è una cultura, cioè uno stile di vita e cioè un'educazione in generale che comunque sia parte di una società in qualunque tipo di paese che comunque non accetti un particolare tipo di reato. Per esempio, ti posso dire semplicemente che nelle scorse settimane abbiamo pubblicato un articolo riguardante l'educazione carceraria, e in pochissime carceri americane si è visto che laddove c'erano più investimenti su cultura ed educazione, lì diminuivano il numero di detenuti in entrata e soprattutto i detenuti in uscita non avevano la percentuale molto molto bassa di continuare a delinquere perché formati a fare comunque un qualche altro tipo di lavoro oppure avendo un qualche tipo di cambiamento nella propria forma mentis. Quindi quello che voglio dirti, non solo a te, ma ovviamente ci piacerebbe anche che il tuo comitato avesse a cuore questo tipo di iniziativa che, o consiglio, come diciamo vogliamo chiamarlo, ovvero quello di introdurre, oltre alla sanzione monetaria o all'incarcerazione, un fondo che secondo me dovrebbe essere più del 50% per formazione e cultura, perché come ti ho già spiegato, la legge in sé per sé serve a veramente poco in questo caso. Quindi volevamo dare questo consiglio a tutto il comitato affinché si introducesse in maniera chiara e diretta questo tipo di prevenzione culturale che secondo me farebbe risparmiare gli uffici tributari, le forze dell'ordine oppure i moderni sistemi di sicurezza per comunque ritrovare e sotto lineare questo tipo di reato reiterato magari da delinquenti o criminali in generale. Quindi solo questo volevo dirvi e volevo sapere un attimo la tua risposta in questo caso. Grazie. Certo, anche noi siamo d'accordo, insomma, per quanto mi concerne, diciamo, a livello personale, anch'io non credo nella coercizione, insomma, e apprezzo molto l'approccio di Zeitgeist. Ma mi riconosco anche il fatto che, siccome non è riconosciuto comunemente come reato, insomma, l'ecocidio, che è importante anche chiamarlo come tale, insomma, quindi già l'importanza di poter dare un nome a questo crimine, insomma, questo danno esteso e terribile, insomma, è molto importante anche solo poterlo riconoscere come tale, dandogli un nome. E che nella nostra iniziativa anche abbiamo due obiettivi, insomma, uno è di raccogliere le firme perché nasce con questo obiettivo principale, ma anche di fare informazione riguardo ai problemi relazionati all'ecocidio, quindi anche di alzare il livello di coscienza collettiva riguardo a questo problema e di raggiungere delle soluzioni. Inoltre, noi questa legge non vogliamo farla assolutamente per criminalizzare, insomma, le persone responsabili, ma piuttosto per responsabilizzarle e, come ho detto, insomma, cambiare il livello di coscienza collettiva riguardo a questo tema. Quindi noi permetteremo un periodo di transizione che varierà dai 6 ai 12 mesi, ma che è negoziabile, perché diciamo, i responsabili possano cambiare i loro modi, insomma, le cose che stanno facendo, le loro attività per non contravvenire la legge. E che, insomma, noi speriamo che introducendo questa legge via via si possa
cambiare la cultura in questo modo, riconoscendo il fatto che quando i danni sono così estesi e così gravi e così a lunga durata, insomma, che debbano veramente essere considerati con un nome soltanto, innanzitutto, che siano quasi come una forma di genocidio, insomma, per questo anche nasce il nome ecocidio piuttosto che altro con l'assonanza al crimine del genocidio, e che possa cambiare appunto la cultura, il nostro stile di vita e l'importanza che diamo alla natura, appunto. Guarda, mi fa molto piacere questo tuo discorso anche perché mi hai strappato una parola di bocca, cioè transizione. Noi ovviamente abbiamo cercato, personalmente sono molto d'accordo su questa iniziativa e credo che anche gli altri coordinatori lo sarebbero e soprattutto sarebbero anche d'accordo, diciamo, ad essere, diciamo, partner di questa vostra iniziativa come ovviamente strategia di transizione. Perché come ho spiegato prima, di linea di principio una legge e basta non servirebbe esattamente a nulla, però ovviamente se il comitato, e spero che sia tutto il comitato, abbia la tua forma mentis, penso che comunque ci stiamo veramente avvicinando a una risoluzione positiva e soprattutto propositiva, in modo tale da poter prevenire innanzitutto e ovviamente riconoscere questa tipologia di reato che come ben sappiamo è un abominio prima per la nostra specie e poi ovviamente per tutte le specie animali e vegetali che comunque proliferano nel nostro bellissimo pianeta che stiamo provvedendo a inquinare sempre più. Quindi mi fa molto piacere sentirti dire queste cose perché le nostre idee, diciamo, sono condivise anche da chi non ci conosce direttamente, quindi ci stiamo avvicinando lentamente a un passo molto positivo e ovviamente questi tempi di transizione, 6-12 mesi come hai prima detto giustamente, servono per metabolizzare il prima nell'iter giudiziario e poi scatenare le reazioni successive come quelle della formazione della cultura. Quindi io personalmente ti ringrazio e vi faccio ovviamente in bocca al lupo per la vostra iniziativa. Ho firmato personalmente la vostra iniziativa e l'ho anche condivisa, quindi penso che comunque sia essenziale che almeno nella legislazione italiana si abbia un tipo di reato del genere, poiché non vi è in maniera precisa e dettagliata. Insomma, io per adesso diciamo non ho domande e ringraziando ancora Lucia potrei passare la parola ad altri potrei passare anche la parola ad altri coordinatori oppure chiunque voglia fare una domanda. Personalmente io ho terminato per adesso, non appena avrò l'ispirazione, diciamo, mi prenoterò in chat. C'è qualcuno che vuole parlare oppure lasciare direttamente la parola a Lucia? Beh, io volevo chiedere appunto in che modo state raccogliendo queste firme, se avete dei tempi che vi siete prefissati e appunto magari se possiamo avere un link, qualcosa dove poter firmare online. Certo, allora abbiamo una rete di volontari in tutta Europa e abbiamo strutturato il comitato di modo che abbiamo un coordinatore per ogni paese europeo che poi è responsabile, insomma, per coordinare tutte le attività dalla stampa alla coordinazione dei volontari al social media, eccetera, eccetera. Le firme è possibile raccoglierle sia sul sito www.endecocide.eu. E anche sul cartaceo, insomma, i moduli cartacei si possono caricare dal sito internet. Siccome è un'iniziativa cittadina, ognuno è libero di partecipare come vuole. Invitiamo i volontari a raccogliere firme ad eventi che sono disposti a ospitarci, che trattano di questi temi, dalla protezione ambientale a quella animale, ai diritti, alla democrazia, alla partecipazione cittadina attiva. È possibile anche fare informazione online, scrivere a dei giornali, a fare lavoro sul social media. Io sono la referente, la coordinatrice anche in Italia, quindi per qualsiasi cosa è possibile contattarmi per email. Sul sito c'è il mio indirizzo, altrimenti è lucia@endecocide.eu. E noi siamo molto aperti a qualsiasi suggerimento, siamo aperti a collaborazioni con altre organizzazioni, partenariati,
facciamo molto lavoro sia su social media che su eventi. Stiamo adesso cercando il supporto di persone famose per diffondere, insomma, più velocemente l'iniziativa perché abbiamo i tempi stretti, come chiedevi, la scadenza è il 21 gennaio, entro cui dobbiamo raccogliere questo milione di firme di cittadini europei. E quindi, insomma, stiamo cercando di accelerare il passo e di rafforzare, la partecipazione sia dei volontari che la presenza su mediatica, sia su stampa che su social media. E le collaborazioni con organizzazioni e gruppi che sono attive sul territorio. Grazie. Avete contattato anche il Movimento 5 Stelle? Noi cerchiamo di essere apartitici, quindi nonostante questa sia un'iniziativa principalmente politica, siccome è nel campo giudiziario, cerchiamo di non associarci con partiti politici. Perché insomma vogliamo essere così apartitici, quindi la risposta è no. Ok, grazie. Ok, personalmente io posso dare anche una spintarella per quanto riguarda la diffusione dell'iniziativa, per quanto riguarda il movimento Open Source Ecology in Italia, quindi posso anche scrivere tranquillamente un post sulle loro pagine Facebook per pubblicizzare la vostra iniziativa. Beh, in generale volevo dirti che anche il movimento Zeitgeist stava appunto valutando e ha anche sponsorizzato l'iniziativa del Basic Income, ovvero il reddito di cittadinanza anche sulle nostre piattaforme internazionali, quindi come strategie di transizioni queste sembrano ovviamente ottime idee, soprattutto nate da comitati indipendenti e di persone che vogliono darsi da fare per rendere questo mondo un posto migliore. Quindi non posso far altro che ringraziarvi come tutte le altre persone propositive in questa nazione. Assolutamente, è importante per noi sottolineare che siamo un gruppo di cittadini indipendenti, quindi non siamo associati con nessun partito politico e che abbiamo delle associazioni con delle organizzazioni, ma cerchiamo sempre di essere apartitici e se possibile anche apolitici. Che però mi sono dimenticata di aggiungere che se un partito volesse indipendentemente sostenerci, noi questo non lo possiamo impedire, appunto, soprattutto essendo un'iniziativa cittadina che ognuno ha il diritto di supportarci come vuole, quindi sia il Movimento 5 Stelle che Grillo stesso, che però è importante sottolineare che insomma il supporto non può essere mutuale perché noi non possiamo ricambiare, questo tipo di supporto. Perfetto, anche perché vedo che dal vostro sito noi siamo il terzo paese firmatario, quindi l'Italia che sembrava tanto il paese dove la cultura fosse scarsa, in realtà siamo al terzo posto, quindi è molto positiva come cosa, dietro a Francia e Inghilterra. Esatto, il responso in Italia è stato ottimo, spesso dico in modo un po' alternativo, insomma, che è arrivato il momento per l'Italia, che le persone sono pronte per questo cambiamento. Diciamo, credo che sia arrivato un livello di saturazione in Italia perché siamo proprio al corrente di casi di ecocidio, è uno dei paesi, insomma, in cui ci sono più ecocidi di tutta Europa e quindi gli italiani sanno bene quali sono le conseguenze dell'ecocidio e perché è importante eliminarlo, insomma, fermarlo, perlomeno criminalizzarlo. Sì, ascolta, volevo farti un'ulteriore domanda. Avete anche delle personalità accademiche oppure esterne, ovviamente ai partiti che vi supportano? C'è un numero sul sito, c'è una lista di sostenitori, sì, alcuni sono degli accademici, tra i più famosi è Vandana Shiva, l'attivista indiana che lotta per la biodiversità, ma l'ecocidio non è un concetto nuovo in realtà, se ne parla dal 48 in diverse sedi, quindi come concetto non è nuovo, c'è anche un libro di Rifkin che parla di ecocidio, quindi noi la cosa che abbiamo fatto di diverso è proporlo come reato, diciamo, come crimine, nonostante anche questa non sia un'idea del tutto nuova, perché era stato proposto come quinto crimine contro la pace insieme al genocidio nello Statuto di Roma nel 90. E quindi non è neanche questa un'idea del tutto nuova. Quindi il concetto di ecocidio a livello sia accademico che giuridico, diciamo, non è un'idea nostra, insomma, non siamo i primi a parlarne.
Ci fa molto piacere che anche Vandana Shiva sia comunque tra i sostenitori dell'iniziativa. Infatti non mi sorprende anche perché abbiamo, come prima Nino stava scrivendo in chat, abbiamo tradotto un suo articolo e lo rilasceremo la settimana prossima. Inoltre l'abbiamo anche incontrata a Firenze, quindi è stata veramente una bellissima testimonianza di una persona eccezionale, secondo me. Quindi la conosciamo molto bene e ci fa molto piacere che l'iniziativa sia a cuore anche sua. Inoltre vi farà da sponsor a livello internazionale, quindi è assolutamente positivo questo. Certo, e la settimana scorsa abbiamo avuto anche la notizia del supporto ufficiale di Kumina Edu, che è il direttore internazionale di Greenpeace, e anche questa notizia ci fa molto piacere e speriamo, insomma, che ci aiuti a diffondere l'idea, insomma, in modo migliore anche in Europa. Certo, è veramente una bellissima iniziativa e ragazzi, avete qualche altra domanda? Io volevo chiedere solo una cosa, che non lo so, forse non ho cercato bene o che ho provato a cercare ma non ho trovato cioè c'è un testo sostanzialmente che viene proposto attraverso queste firme, o mi sbaglio? Sì, sul sito è possibile, c'è il testo sia della direttiva che dell'iniziativa dei cittadini europei. Il testo dell'iniziativa dei cittadini europei, quindi dell'ICE, è tradotto in tutte le lingue europee, mentre purtroppo la bozza della direttiva, diciamo per ragioni legali, è tradotta soltanto in inglese e in francese. Quindi è accessibile, ma soltanto in inglese e in francese. Ah, ok, perfetto. Allora sono io che non l'ho trovata. Bene, bene, molto bene. No, così, boh, che altro? Io avevo la curiosità, cioè, co come viene determinata diciamo, la quantificazione cioè, dov'è lo spartiacque tra un reato Un reato ambientale normale e un ecocidio? allora noi determiniamo tre criteri che in realtà sono stati stilati nell'ENMOD che sono di durata quindi però noi, è importante dire allora dopo la guerra in Vietnam è stata creata una definizione di ecocidio. E che l'ecocidio è già reato in tempo di guerra, siccome era stato usato, diciamo, come tattica militare dagli Stati Uniti in Vietnam. E dopo questa dichiarazione dell'ENMOD del 77, l'ecocidio è stato definito come danno ambientale esteso, appunto, secondo questi tre criteri, che doveva essere sia esteso per superficie, quindi oltre 100 metri quadrati di superficie, esteso in durata, quindi più di 3 mesi o una stagione, e grave, insomma, molto severo in gravità. Ma siccome doveva avere tutti e tre i criteri, nessun ecocidio è mai stato trovato. E quindi noi abbiamo cambiato nella bozza e noi riconosciamo ecocidio qualsiasi danno esteso a ecosistemi che corrisponda a uno soltanto di questi tre criteri, quindi che sia esteso in superficie o esteso per tempo, insomma per durata o per gravità. User E disconnected from quindi your channel. questa è una grandissima differenza che è molto importante perché dopo che è stato stilato questo ENMOD nessun caso di ecocidio è stato trovato perché erano troppo difficili questi criteri. Insomma, è impossibile quasi trovare un caso di ecocidio che sia così esteso sia per tempo che per durata che per gravità. E quindi per noi, insomma, è importante che solo uno di questi tre criteri sia violato, diciamo. Io vorrei chiederti, Lucia, in che modo poi riuscirete a portare queste firme al Parlamento europeo e tramite chi?
Allora, noi stiamo usando proprio un processo di democrazia partecipativa istituito dalla Commissione europea. Quindi in realtà abbiamo già avuto un dialogo con la Commissione europea, in quanto abbiamo già inviato la nostra proposta di direttiva e abbiamo già, diciamo, dato formalmente l'ok per la raccolta firme. E quindi, insomma, quando raccogliamo 1 milione di firme entro il 21 gennaio, poi ricontatteremo la Commissione europea e da lì parte il processo. Però è già è proprio, si chiama Iniziativa dei cittadini europei ed è proprio un processo di democrazia partecipativa istituito dalla Commissione europea, insomma, non è una cosa nuova e quindi c'è tutto già un processo da seguire. Un iter che è già stabilito dalla Commissione europea. Va bene, grazie. Sì, in effetti già mi è capitato di firmare personalmente altre proposte sullo stesso sito, perché poi rimandano a un sito dell'Unione Europea in cui ti cercano anche i propri dati personali, compreso il passaporto, quindi richiedono tutti i tuoi dati personali e le tue credenziali per poter certificare attraverso il loro database che tu sia esistente, che sia soprattutto un cittadino europeo, che tu effettivamente non ci sia alcun plagio o doppione, insomma, quindi è un sistema molto efficiente. Ci vuole un pochettino di tempo perché devi inserire tanti dati, però alla fine penso che sia stata una buona gestione per quanto riguarda delle iniziative popolari in tutta Europa. Esatto, questo è importante da sottolineare perché vuol dire, purtroppo abbiamo visto dai dati che perdiamo come minimo un terzo dei voti in questo modo, perché diciamo perdiamo un terzo dei voti tra le persone che cliccano firma ora e le persone che poi vanno a firmare. In alcuni paesi questo raggiunge la metà delle firme totali, che però insomma è importante ricordarsi che bisogna. Siccome questo è proprio un processo di democrazia, quindi che poi speriamo che diventi legge, quindi è importante sottolineare che non si può firmare con un indirizzo email, ed è pure giusto che sia così, come diceva Vincenzo, che la Commissione possa verificare che ognuno delle firme sia effettive e che non vengano doppiate e così. Quindi purtroppo richiede un po' di tempo, ma è quasi come un voto, insomma, una specie di referendum. Una specie di referendum, quindi è proprio importante che siano autenticate tutte le firme e ricordarsi che ci vogliono 2 minuti in più, ma deve essere così per forza. Però ricordarsi anche che le firme vanno su un sito sicuro della commissione e che non c'è nessun rischio a condividere questi dati. Ecco, questo sì, effettivamente è molto importante. Certamente, anche perché dopo il caso DataGate, diciamo, le persone sono un po' restie adesso a dare le proprie credenziali personali a siti, quindi è importante che ci sia un'istituzione a garantire la privacy delle persone che sottoscrivono questa sorta di petizioni popolari. Certo. Ma come ricordo io, poi, insomma, quando spesso le persone mi dicono che non vogliono condividere i dati, gli ricordo sempre che anche le stesse persone che prenotano i voli online, che magari comprano delle altre cose su altri siti online, quindi ricordarsi anche che noi non chiediamo i dati della carta di credito, vogliamo solo il passaporto, insomma, che va proprio su un sito sicuro della Commissione e che non c'è nessun rischio a condividerlo. Anche perché Esattamente. ce li hanno già tutti i nostri dati, quindi. Appunto. Sì, quindi solo per riconfermare e risottolineare che il sito, personalmente il loro sito non trae dei dati, bensì verrete reindirizzati in caso vogliate firmare la petizione, verrete reindirizzati appunto al sito della Commissione europea, che si vede già che è un sito totalmente a parte, che conserverà i vostri dati rispettando le norme sulla privacy. Insomma, quindi personalmente il sito andecosite.eu non avrà i vostri dati personali. Quindi vogliamo rasserenare anche chi magari non ha mai firmato una petizione su un sito del genere, e soprattutto di premunirsi di carta d'identità o passaporto per quanto riguarda il nostro paese, perché sono indispensabili attraverso il riconoscimento e per evitare comunque doppioni o azioni fraudolente. Esatto.
Bene, quindi praticamente una volta raccolte tutte le firme, voi ricontattate la commissione, quindi poi immagino ci sarà una procedura interna. Esatto, sì. Serve che i membri del Parlamento europeo votino per l'emendamento, beh, che venga, questa è una direttiva, quindi che poi dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Però, come detto, segue proprio una procedura interna che è già stabilita. Eh no, Vai, Marco. volevo chiedere, siccome non conosco molto bene, appunto questo strumento, europeo di iniziative popolari per le direttive, hanno un certo potere vincolante o è un po' come in Italia che le leggi di iniziativa popolare, insomma, sappiamo che fine hanno fatto. E immagino che, insomma, l'Italia è un caso a parte, quindi che non saranno proprio come in Italia, perché insomma in Italia primeggiamo insomma nella negatività, però volevo sapere insomma fino a che punto è vincolante, ecco, o insomma quanto riguardo la questione. Ah, questa è un'ottima domanda. È assolutamente vincolante. Allora, la Commissione europea è obbligata per legge a prendere in considerazione la nostra proposta e poi avviare il processo di introduzione della legge. Quindi non c'è dubbio che questo avvenga. Insomma, non... Certo, non possiamo assicurare che diventi legge, questo non lo possiamo assicurare perché appunto è una democrazia, quindi noi non possiamo imporre che vengano accettate delle leggi. Però la Commissione europea è obbligata proprio per legge, è tenuta a avviare il processo di introduzione della legge. Quindi, in poche parole, sono obbligati a recepire la vostra iniziativa e a discuterla al Parlamento europeo. Poi, ovviamente, chi è predisposto, chi è rappresentante dei partiti dei vari stati membri, ovviamente dovrà metterla ai voti. Quindi, almeno su questo possiamo confermare che la loro iniziativa non verrà buttata al vento. Poi, ovviamente, se non sarà fatta una legge appropriata, ovviamente non sarà di certo la responsabilità del Comitato, bensì dai rappresentanti eletti dai vari stati membri. Quindi, indirettamente anche da chi ha votato queste persone che magari non votandola hanno votato insomma persone con una sensibilità scarsa per quanto riguarda questi argomenti, insomma. E sono molto chiaro e diretto perché noi come movimento supportiamo sempre il potenziale umano singolo e quindi diamo poco adito a teorie secondo cui c'è sempre il vertice della piramide a fare tutto. Noi invece diciamo siamo diametralmente diversi per quanto riguarda nelle nostre affermazioni, in quanto affermiamo che il nostro consumo e il nostro voto in generale e soprattutto il nostro consumo cosciente sono determinanti per rendere il mondo un posto migliore. Quindi, seppur le multinazionali, i partiti politici utilizzino questo paradigma e certe strategie in maniera intelligente per governare i paesi o in generale in tutto il mondo, ovviamente siamo sempre noi e soprattutto per quanto riguarda negli stati democratici a selezionare questo tipo di classe politica o peggio ancora col nostro consumo selezioniamo le multinazionali o le aziende private che comunque hanno mar grande margine di mercato. Quindi vogliamo semplicemente chiarire questo anche di fronte a Lucia, pur in modo virtuale, ma comunque per dar spazio all'idea che comunque se una legge oppure un determinato evento non avviene in generale, la colpa non è sempre solo del vertice, ma c'è anche una sorta di responsabilità anche da parte della base. Assolutamente, assolutamente, certo. Io sono molto felice di sentire appunto che perlomeno a livello europeo abbiamo insomma che ci sia questo vincolo perlomeno di ascoltare e di discutere ciò che propongono i cittadini.
e magari, magari si andasse in questa direzione anche in Italia, visto quello che ho detto prima, insomma. Comunque, bene, bene, sono molto, molto contento. Beh, io ti ringrazio, Lucia, e sicuramente posterò il sito, insomma, il link delle firme dappertutto. Benissimo, benissimo, grazie. Sì, mi sembra anche di notare che comunque il coordinamento è anche d'accordo sulla sponsorizzazione ufficiale sulle nostre piattaforme, quindi saremmo molto contenti di pubblicare la vostra iniziativa come ovviamente strategia di transizione per fare un passo avanti e per tutelare il nostro pianeta, che è una cosa assolutamente fondamentale. Quindi vi faccio i miei auguri più profondi e un ringraziamento per la vostra sensibilità e per ovviamente tutto l'impegno e l'attivismo che ci mettete, perché siamo comunque molto simili, anche se parliamo attraverso parole diverse. Comunque il messaggio che vogliamo diffondere è lo stesso, è il medesimo. Quindi sono assolutamente felice, come è Massimiliano e come d'altronde tutti noi, ne sono sicuro. E quindi provvederemo a far sì che questo vostro obiettivo sia realizzato, quindi senza interessi e senza alcun ritorno di qualsiasi genere, perché lo facciamo solamente perché mossi dal bene che vogliamo alla specie umana e a tutte le altre specie, ovviamente, e soprattutto al nostro pianeta. Quindi ti ringrazio di nuovo. Sì, Grazie infatti. mille a voi, grazie. Grazie per avermi dato questa opportunità e grazie per il lavoro che fate voi. Insomma, siamo contenti di potervi contare come collaboratori e soci, ecco, e speriamo di raggiungere presto questo obiettivo. L'unione fa la forza, lo sto imparando sempre di più, insomma, soprattutto facendo questo lavoro. È importante, diciamo, mettere da parte le piccole differenze per il bene maggiore, ecco, questo è molto importante. Infatti penso che la questione appunto della legge, non legge, la punizione, non punizione, eccetera, vengano secondo me messi un po' da parte, perché secondo me la questione principale che deve passare è proprio l'ecocidio. E per quanto riguarda questo argomento, il movimento è molto molto sensibile perché chiaramente fa parte anche proprio del nostro modo di pensare e di valutare, diciamo, l'impatto dell'inquinamento per quanto riguarda il nostro futuro. Quindi assolutamente è un'iniziativa di coscienza, di consapevolezza per quanto riguarda questo tema, che ci vede sicuramente molto molto vicini a voi, e quindi assolutamente direi che proporla e riproporla fino a che voi non riusciate a raggiungere il vostro obiettivo, direi che è molto importante, appunto tralasciando alcuni punti, insomma, ecco, si può chiudere un occhio da questo punto di vista. Perfetto, ok. No, mi sto veramente rendendo conto che, diciamo, a questo punto è importante proprio, come dicevo prima e come dicevi tu, che insomma le piccole differenze vengano messe da parte per raggiungere, insomma, quello che poi è l'obiettivo di tutti. Quindi è proprio importante riconoscere che comunque sia le cose che ci accomunano piuttosto le cose che ci differenziano e poter lavorare attraverso appunto le cose che ci accomunano per raggiungere insieme questi obiettivi che poi sono gli stessi. Benissimo, direi che ti faccio anche tantissimi auguri e speriamo di raggiungere presto la cifra, in tempo, insomma. Bene, bene, no, io d'accordissimo, insomma, con Vincenzo, con Giovanna e anche con te, Lucia. E appunto,
appunto penso un po' come ha accennato Giovanna che questa cosa qui appunto al di là degli aspetti poi dei risvolti legali e penali, cioè il fatto che esista, cioè che venga riconosciuto che esiste l'ecocidio è fondamentale, quindi ribadisco di nuovo questo concetto che secondo me è importante, lo dissi anche qualche giorno fa a una riunione che abbiamo fatto tra di noi e lo ribadisco qui, è fondamentale perché anche questo, sebbene appunto le differenze che abbiamo citato, comunque in qualche maniera incide nella cultura, nella percezione delle persone che hanno di determinati comportamenti, ecco. Decisamente, decisamente. Noi speriamo proprio che possa avere questo effetto e quindi non, come dicevo insomma all'inizio, che la nostra iniziativa nasce principalmente per cambiare la coscienza e se potessimo farlo in così poco tempo senza usare questa strategia legale e penale lo faremmo, ma insomma noi vediamo che questo è il modo più efficiente e più rapido per quanto ci concerne adesso nel 2013, e quindi speriamo che comunque sia a lungo termine, questo senza dubbio cambierà la nostra concezione dell'importanza degli ecosistemi e la nostra dipendenza dagli ecosistemi, e quindi speriamo che non sia, che non passi troppo tempo prima che succeda, insomma, e che non dobbiamo insomma criminalizzare troppe persone, in questo processo di transizione. Anche perché, comunque, anche se, per esempio, parlando sempre della Terra dei Fuochi, che appunto è detta dove vi è anche il cosiddetto triangolo della morte, le aziende, molto spesso aziende commissionate da aziende successivamente dove vivevano nel nord Italia, soprattutto nella zona. Incaricavano attraverso degli illeciti lo sversamento e comunque di rifiuti molto tossici, addirittura anche nucleari, nelle nostre aree rurali dove i contadini coltivavano e purtroppo coltivano ancora vegetali, frutta e verdura, e quindi stanno letteralmente uccidendo anche a loro insaputa, spesso e volentieri, persone, bambini e tutto il resto. Quindi è molto importante, come abbiamo già sottolineato, che non c'è sempre il top come colpevole, ma soprattutto laddove il nostro sistema permette un guadagno veramente eccezionale, lì si possono strutturare situazioni, ahimè, come quelle che abbiamo di fronte. Quindi soprattutto la cosa più grave è che un boss della mafia come Carmine Schiavone abbia dovuto ribadire per la seconda volta a distanza di più di 10 anni la sua colpevolezza, e soprattutto il fatto che egli abbia collaborato e abbia ragguagliato già lo Stato in passato e adesso nel 2013 su ciò che aveva fatto lui e la sua famiglia camorristica. Quindi è ancora più grave che certe cose siano commesse, ma soprattutto le orecchie che non hanno ascoltato, insomma, quindi segreto di Stato, eccetera, eccetera. Ma non entriamo in altri particolari, altrimenti deviamo il discorso e andiamo a finire in un altro ambito di cronaca giudiziaria che non ci compete in questo caso. Quindi, se non ci sono altre domande, perfetto. Allora, non ci sono altre domande, quindi io rifaccio di nuovo gli auguri a Lucia. La ringrazio per essere stata qui questa sera con noi. Gli utenti della nostra comunità, i simpatizzanti, che i neofiti o gli estranei potranno ascoltare questo bellissimo podcast con questa eccezionale iniziativa attraverso i nostri canali social media, il nostro sito ufficiale, anche il internazionale, eccetera, eccetera. E ribadirò che insieme a tutti gli altri coordinatori del movimento provvederemo a diffondere maggiormente l'iniziativa, questa bellissima proposta di legge di iniziativa popolare fatta al Parlamento europeo. Quindi, sottolineando che il sito personale di questo comitato, che è endecocide.eu, non raccoglie i dati penali, e soprattutto che la legge europea stabilisce obbligatoriamente la discussione nel caso di raggiungimento del goal, cioè che è 1 milione di firme. Giusto, Lucia? Ok. Esatto, appunto. Quindi saluto Lucia e saluto
Tutti quanti, ci sentiamo domenica prossima. Buonasera a tutti, io sono Vincenzo Barbato, coordinatore del movimento Zeitgeist. Buonasera ragazzi.